Buonasera, buonasera e ben ritrovati nel canale del vostro amico Sette de Coppe. E dai, allora ci sta qualche aggiornamento, ragazzi. Penso che già l'avete letto. Aspettate a me per l'ufficialità, però. Un saluto a tutti quanti, ragazzi, a tutti i miei iscritti, ai miei follower. Allora, notiziette, prima andiamo a fare il contorno, l'antipasto e poi andiamo al piatto forte, come sempre ragazzi, come sempre. Allora, Pjanic raggiungerà Rudy Garcia in Arabia Saudita. Sta firmando un accordo con una squadra dell'Arabia Saudita e si riuniranno. Poi, interesse dell'Atletico Madrid per Bernardeschi e questo va ancora di più a rafforzare il mio discorso su De Paul che è in uscita, ragazzi, De Paul è in uscita. La Roma non ha presentato nessuna offerta ufficiale per De Paul, vado a ripetere, nessuna offerta ufficiale per De Paul, ma c'è un interesse smentito ad oggi dalla Roma per costi della situazione. Ma ancora no, ragazzi, ancora c'è qualche cosa, ancora c'è qualche cosa, poi l'andremo a vedere. Ho la situazione monitorata sotto controllo e vi andrò a dare altre chicchette di mercato riguardo la Spagna e De Paul, ragazzi. Magari ci sarà qualcosa, magari tramonterà senza nascere. Vedremo un po', vedremo un po'. Altra notizia è di Belotti, è stato accostato anche alla Roma queste settimane e il Monaco è la squadra che sta più in avanti per far firmare il contratto a Belotti, ragazzi. Allora, ci siamo? Adesso andiamo direttamente nel discorso principale, ragazzi, su Zaniolo. Questi giorni se ne è parlato tanto, tantissimo, io sono tranquillo, io ho dato la mia notizia, non mi sento di dire altro. Zaniolo è sul mercato, ragazzi, la Juve ha fatto un'offerta formale oggi, vi avevo detto che ancora non presentava un'offerta formale, ma quella che ha fatto oggi è un'offerta formale e si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Non ho detto che la Roma accetta e non ho detto che la Roma lo venda alla Juve. Vediamo cosa risponderà la Roma, se accetterà questa proposta o se magari farà muro e chiederà di monetizzare per Zaniolo. Vuole soldi, cash, tutto e subito. Perché la Roma dice: datemi soldi, mo, e poi il mercato ci pensiamo noi. Non diteci a noi giocatori che dobbiamo prendere, non ci servono i vostri giocatori, Fagioli, Cotiche e tutti questi qua. A noi non ci servono, Arthur, a noi questi non ci servono, a noi ci servono i soldi per finanziare il mercato e decideremo noi chi sarà il giocatore a vestire la maglia al posto di Zaniolo. Ad ora ci sono tre nomi ragazzi, tre nomi. Il primo è quello che piace, è di Berardi. E vi posso assicurare che Berardi piace. Ieri durante la live vi ho dato questa notizia e mi è arrivata la conferma che Berardi piace, ma da qui al piacere a offrire un'offerta al Sassuolo ce ne passa, perché visto che ci stanno facendo penare per frattesi, chiuderemo Berardi nel 2013. Quindi secondo me non credo che Berardi verrà a Roma, anche se non lo so ragazzi, non lo so, però il giocatore piace, questo lo posso confermare, però non c'è nessuna offerta per Berardi, ragazzi. Ad oggi non risulta nessuna offerta per Berardi. Però ovviamente con tutti questi incontri con Carnevali, parlando di Frattesi e parlando anche di altri giocatori, si è parlato anche di Berardi. Zero offerte per Berardi, zero offerte. Piace solo, basta. L'altro, scusate, giocatore che la Roma sta monitorando e lì c'è una trattativa abbastanza avviata, ma purtroppo si è bloccata perché ovviamente Mendes ha fatto un po' pressione, è quella di Guedes. Guedes piace moltissimo alla Roma, ragazzi, ve lo posso assicurare, piace moltissimo anche a Mourinho. La trattativa è stata ben avviata, però vediamo cosa succederà, ragazzi. Io per adesso è un po' bloccata, perché ovviamente pure il Valencia ha pretese un po' esagerate e un po' alte. Tutti questi incontri con Mendes questi giorni sono passati in sordina. Io ve l'ho sempre detto, Mendes è molto amico di Pinto, ragazzi. Pinto è stato il tramite tra la società e Mendes per portare Mourinho alla Roma. E mo che stanno dicendo che Mendes non ha presentato altri giocatori alla Roma, è falso, ragazzi, è falso, perché Mendes ha molti assistiti, ha molti giocatori
a molti giocatori e c'è questo asse tra la Roma e il Portogallo. Andremo a vedere chi saranno questi giocatori. Uno tra tanti di questi qua è Guedes. Ed è vero, su Guedes la trattativa c'è, ma che è chiusa non è vero. Però vedremo, perché in pratica se Zaniolo dovesse uscire, la Roma deve essere molto molto brava a non farsi trovare impreparata, deve avere già il giocatore pronto. Quello che ci arriva a noi adesso sono queste notizie, almeno quello che mi arrivano a me. Poi magari stanno lavorando sotto traccia, ma quello solo loro lo sanno, ragazzi. Non è che per dirti domani Zaniolo se ne va alla Juve e la Roma rimane a bocca asciutta. Dobbiamo aspettare che il Sassuolo si svegli e ci va a dare Berardi. Questo è quello che fa comodo a loro, perché a loro fa comodo una Roma che non dà fastidio ai primi posti. E se leva Zaniolo, va rinforza la Juve, a noi ci arrivano dei giocatorini dell'undicesima squadra del campionato italiano, insomma, e questo non dà fastidio. Quando si è parlato di altri giocatori, invece ha dato fastidio, perché si sono messi a ridere, che poi alla fine ride di che? E ride di cosa, ragazzi? Ci può stare, la goliardia ci può stare, magari si possono fare differenti, si possono dare differenti opinioni, però la cosa che è vera, che vi posso andare a assicurare, è che l'incontro con Mendes che c'è stato, hanno parlato anche di Ronaldo, ragazzi. Hanno parlato di Ronaldo. La trattativa esiste. Mo, se piace o non piace, io non lo so. Se arriverà al termine di questa trattativa e sarà positiva per noi, io sarò qua e sarò contento. Però l'incontro c'è stato e la trattativa c'è. Perché? Perché Mendes è andato in giro a proporre Ronaldo. È in uscita dal Manchester United, ma è arrivata oggi la conferma. Quella notizia là, che è uscita del Times, è vera. Però aspettiamo prima di dire qualcosa, perché lui vuole la Champions League. Però queste informazioni di Mendes che è andato a parlare con Pinto sono vere, ragazzi. E Ronaldo di chi è? Ronaldo di chi è? Di Maldini? Di chi è? Di quale procuratore è? Di Vigorelli? Di chi è? Non è procuratore di Mendes. E se si sono incontrati con Pinto, di cosa hanno parlato? Del tempo, delle macchine, delle ragazze, di cosa? Questa è la situazione, ragazzi. Calma, andiamoci piano e vediamo. Per me rimane sempre 1%, ripeto, 1%, però Ronaldo che esce dal Manchester United, è vero, è scontento, là ve l'ho sempre detto, nonostante l'allenatore Ten Hag ha detto farà parte del progetto, lui ha detto ragazzi, a me non mi piace sta qua, io non mi ci trovo bene con questo allenatore. Ha chiamato Mendes, il procuratore, ha detto vamma a vedere se c'è sta qualche squadra in Europa, io mi voglio fare la Champions o voglio una nuova sfida. Attenzione ragazzi, io ve l'ho fatte le disamine nell'ultima live di ieri e anche quella dell'altra settimana. E questa cosa di Ten Hag, di Ronaldo che era scontento dal Manchester United, era già scritta, era già fatta, ragazzi, ve l'ho detta prima. Questi tipi di disamine non le trovate in nessun canale, non le trovate in nessun canale, ragazzi. Solo qua, nel canale di 7 di Coppe. Iscrivetevi al canale. Lasciatemi un bel like sotto questo video, commentino e ragazzi vi auguro una buona e splendida serata e un buon weekend. Grazie e ci vediamo alla prossima. Dai, forza Roma e staremo qui e vedremo cosa succederà. Vi aggiornerò su tutto, ragazzi. Ciao.